Ciao a tutti, e come promesso nel video che vi mostro oggi vi faccio vedere come ho realizzato questi due particolari della seconda pagina dell'album Flowers. Allora, questi qua che sono molto carini, dove ho fatto la copertina di questo libricino e dove ho fatto questa tag. Allora, faccio una cosa unica dove vi faccio vedere tutti e due i sistemi, così come si suol dire, prendiamo due piccioni con una fava. Allora, intanto parto da un pezzo di questo foglio che mi è avanzato, che è un foglio di Mylar trasparente, e voi potete utilizzare quello che volete. Considerate che per fare la tag potete utilizzare anche veramente un pezzo di plastica, tipo quelli delle cartelline da mettere nei dossier, qualsiasi una custodia di qualche timbro, insomma, qualsiasi plastica che voi abbiate va bene. Se invece volete realizzare un quadernino tipo questo, l'unica cosa è che, diciamo, la plastica trasparente deve essere un po' più consistente e un po' più rigida, altrimenti non rimane un bel lavoro, rimarrebbe una copertina troppo debole. Ma tolto questo particolare, questo lavoro qua lo potete fare su qualsiasi tipo di superficie trasparente. Allora, metto solo un foglio bianco sotto, così vi faccio vedere, così non sporco il mio supporto. Allora, come prima cosa io cosa ho fatto? Allora, ho timbrato il mio supporto trasparente. L'ho timbrato però con questo tampone della Stazon, perché è un black, è un nero nero ed è a base solvente, non è a base acqua, quindi immediatamente l'inchiostro attacca e si asciuga e fa un effetto bellissimo, cosa che se fate con un altro timbro che non è come questo, quindi che non è a solvente ma è ad acqua, non viene lo stesso effetto. Anzi, dopo vi faccio vedere quello che succede, perché prendo un altro pezzettino e faccio un'altra prova, così vi faccio vedere la differenza. Allora, io utilizzo questo timbrino qui perché questo mi piace, perché è una cosa un po' fine, e quindi vado a passare, lo vedete subito proprio la differenza, perché appena passate il timbro vedete proprio che immediatamente rimane nero, quindi io faccio così, non devo neanche premere tanto perché comunque sia questo fa subito effetto. Guardate, vedete che ha timbrato perfettamente. Adesso vado a farlo tutto. Cercherò più o meno di metterlo vicino, tanto non è importante. Ok, qui mi sono mossa, l'ho fatto un pochino tremolante, ma non importa. E adesso facciamo l'ultima parte, così, perché in effetti la superficie, essendo molto liscia, scivola, quindi sono stata un po' troppo maldestra, però vedete, se voi lo fate con attenzione non c'è problema. Allora, prima di pulire vi faccio vedere. Allora, proviamo su questo un altro supporto trasparente. Vi voglio fare vedere la differenza se io utilizzo questo tampone della Stazon e lo andiamo a mettere qui, così. Ok. E adesso utilizzo questo della Memento, che è quello che io uso sempre, diciamo, quando faccio i miei lavori. Allora, l'unica cosa, voglio pulire un pochino questo perché altrimenti non fa testo, diciamo, se io non, perché se c'è ancora inchiostro sotto, che infatti ce n'è tanto, non riesco a farvi vedere bene la differenza perché rimane ancora impresso questo. Allora, vediamo un po' se, perché se no ci vorrebbe un timbro pulito, magari prendo un timbro pulito se non sono convinta del risultato. No, si vede benissimo. Allora, guardate la differenza, ok? Questo è lo Stazon e questo è il Memento, che se trovo il tappo, ecco, ve lo faccio anche vedere. Quindi siamo in questa situazione qui.
vedete che la differenza è netta, ok? Ci tenevo a farvi vedere queste due cose così uno capisce anche la differenza. Comunque questi due tipi di timbri li trovate tutti e due nell'elenco dei miei prodotti, quindi se entrate anche solo per curiosità leggetevi quello che c'è scritto così capite la differenza tra uno e l'altro. Allora, diciamo l'unica cosa importante quando si utilizza questo timbro è che il vostro supporto rimane sempre sporco, va pulito ma non viene via semplicemente con una salviettina umidificata, non riuscite a portare via il colore, rimane quasi tutto lì. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna usare un cleaner, questo della Stazon o anche un altro, comunque io avevo preso questo proprio il suo, poi lo passate, adesso vi faccio vedere, lo potete usare anche sugli altri timbri, non solo su questi. Se voi passate questo sull'altro timbro viene subito via tutto immediatamente, sono fatti apposta. Adesso vi faccio vedere come già si è sciolto tutto, guardate come si è sciolto. Se io adesso vado a passare questo viene tutto pulito perfettamente così, perché a volte uno non sa, magari non vede dei tutorial, vede di usare dei timbri ma magari non sa esattamente la differenza. Ecco, vedete che adesso è perfettamente pulito. Quindi questi due timbri sono diversi, hanno caratteristiche diverse, questo qui è eccezionale perché pensate anche se dovete, che ne so, timbrare un qualcosa che volete colorare, questo in un attimo colorate, non lo togliete via con l'acqua, è perfetto, l'unica cosa però per pulire poi dovete usare questa accortezza, altrimenti cosa succede? Perché voi che se non utilizzate il cleaner, in qualche modo lo pulite lo stesso, dite vabbè non importa, rimane l'alone nero sopra. Cosa succede? Che se voi continuate ad usare il timbro tante volte, quella patina che rimane sopra diventa più spessa e quindi il timbro vi si rovina. Ora, questo è abbastanza profondo come timbro, però sapete che ci sono anche dei timbri, magari anche quelli più economici, che sono in silicone sottilissimi, e quelli rischiate che veramente poi vi si rovini, non riuscite più a imprimerli bene. Quindi niente, questa era una spiegazione così in più sui timbri, che spero vi abbia fatto piacere. Ora torniamo a noi, abbiamo la nostra carta trasparente decorata, guardate che bella. Ora io cosa ho fatto? Vi faccio vedere, perché vedete che ci sono dei cuoricini, delle cosine. Io non ho fatto nient'altro che prendere il mio pennarello indelebile che ho qui, adesso vi faccio vedere, e con il pennarello indelebile, ok, mettiamo un altro foglio bianco pulito così non... Allora vedete che io praticamente adesso faccio semplicemente proprio solo il cuoricino, perché sono andata a decorare, a riempire tutti gli spazi che non mi piacevano, perché ho fatto i timbri, magari avevo lasciato degli spazi che non erano regolari e li ho riempiti vedete, con i rametti, ho fatto io le foglioline, delle cose molto semplici. Poi un'altra cosa bellissima di questa cosa, di questo foglio qua, e cioè adesso vi faccio vedere una qualsiasi cosa. Ecco, prendo i miei pennarelli. Voi non dovete inventarvi niente, non dovete fare chissà che. Dal momento che la superficie è trasparente, voi potete tranquillamente ricalcarvi una scritta e qua fare tutto quello che volete con un pennarello indelebile. Io uso sempre il nero perché mi rimane più fine, però ci sono anche dei pennarelli indelebili colorati che volendo si possono utilizzare. Per cui, niente, ne faccio ancora un paio qui, giusto per fare una cosa un pochino più coerente. Ok. E siamo a posto. E quindi questa è la tecnica che ho utilizzato per fare la mia copertina del quadernino. Vedete, queste scritte io le ho fatte a mano e poi le ho semplicemente, infatti non sono così eccezionali, non è niente di che, vedete, io le ho fatte a mano e poi le ho anche questa, la scritta Dream, questa qui l'ho scritta a mano,
Poi l'ho ingrandita sempre col pennarello e ho fatto una cosina carina, quindi tutto molto 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 semplice. Ora invece vi faccio vedere come ho fatto questa tag carinissima. Allora, ho semplicemente, io adesso sfrutterò direttamente tutto questo, così faccio più in fretta, non sto lì a tagliare, a fare niente. Allora, faccio così. Lo divido, cioè lo piego a metà in questo modo qui, schiaccio bene, ok, ho schiacciato bene, dopodiché non ho fatto nient'altro che adesso mi metto qua, io mi metto qua per comodità perché così ho il riferimento e vado dritta e faccio più in fretta, però anche se non avete questo di riferimento potete segnarvi con un qualcosa. Dei punti di riferimento non c'è nessun problema. Allora io lo fermo un attimino così, così sono sicura che rimane bloccato. Poi non ho fatto nient'altro che usare uno dei miei washi tape della mia confezione che mi piace un sacco perché qua c'è un po' di tutto con i colori tenui che piacciono a me e con gli spessori vari. Ora, visto che io devo fare il lavoro per il lavoro che devo fare, utilizzo questo che è un po' più largo. E quindi cosa vado a fare? Allora, intanto aspettate un attimo che eccoci qua. Ok, lo vado ad aprire delicatamente perché sono sottilissimi e non voglio che si strappi perché sennò per quello che devo fare non va bene. Eccoci qua. E ora non faccio nient'altro che, considerando che questo qui è, sì, questo qui è 3 centimetri, io lo vado, allora questo qui è 3 centimetri di spessore, quindi vado ad incollare più o meno qui, dovremmo essere più o meno a metà. Boh, poi se non siamo perfettamente a metà, capite che non c'è nessun problema. Quindi taglio così e vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. Ad attaccare in questo modo qua. Perfetto. Ok, ora semplicemente vado a chiudere. Adesso mi è perfettamente a metà, così, e ho creato la mia taschina. Ok, ora io l'ho fatto anche sotto perché mi piace averlo da tutte le parti giusto, quindi lo vado a mettere anche da questa parte qui. Queste sono cose semplicissime ma carine, nel senso che subito fanno poi una cosina un po' diversa. Ok, e anche qui guardate un po' che carina. Ora riempiamo con un po' di paillette. Allora, io ho preso delle. Oh, che disastro! Eccoci qua. Bene. Aspettate un attimo. Aiuto. Perfetto. Allora, raccolgo il tutto. Perfetto. Sì, ne ho seminata qualcuna per terra, ma poi me la raccolgo. Ora riempio, vado a mettere le paillette nella mia taschina, così, in questo modo. Le ho prese rosa perché così rimane una cosa un po' delicata. Guardate un po' che bello. E aspettate che prendo ancora queste, anche se mi si sono attaccate le mani, cioè non riesco a staccarle, vediamo un po'. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. E adesso andiamo a mettere un'etichettina. Vediamo se ho già un'etichetta tagliata dei miei vari kit, così non devo tagliare niente. Vediamo queste magari. Vediamo, prendiamone queste rotonde. Allora, questa rotonda ne mettiamo una.
volevo un qualcosa per scrivere, però no, queste non vanno bene. Allora, facciamo così. Vediamo qua. Prendiamo due di queste, perché allora, dal momento che è trasparente, ho piacere che, ecco, ho piacere che l'etichetta si legga da entrambe le parti, perché quando noi giriamo la nostra tag, essendo trasparente, si deve vedere da ambo le parti. Quindi io faccio così, adesso vi faccio vedere come in un attimo facciamo una cosina così del genere. Questo è sempre del mio kit etichette, taglio tutto, poi da qualche parte dovrei avere il timbro. Allora, tiriamo via un po' di cose, perché eccoci, se no qua non si capisce più niente. Allora, vado ad incollare l'etichetta una sull'altra, così. Ho lasciato la colla aperta, sono un fenomeno, si è seccata, aiuto. Niente, come funziona in questo caso? Immagino che debba grattarla un po' per dargli di nuovo la morbidezza. Allora, facciamo così, adesso la chiudo e per non perdere tempo utilizzo questa colla, poco male. Era sufficiente quella, ma non importa, visto che... Bene, quindi vado ad incollare il mio cartoncino uno sull'altro, ok? Così vedete che abbiamo le scritte da ambo le parti, e idem voglio fare anche con questi cerchi decorati che sono del kit Cerimony. Eccoci qua, perfetto. Quindi è importante in questo caso avere le cose che si... Tra l'altro questo del rosa è, direi, perfetto. Come, che bellino che è. Vedete che le cose a volte fatte così? Ok. Quindi noi adesso all'interno abbiamo messo sia la scritta che il nostro cartoncino, e rimane sia da una parte che dall'altra se si muove, perché anche la scritta c'è da questo lato, con le nostre paillette. Però adesso, prima di agitare tutto, di shakerare, io vado a chiudere nello stesso modo da questo lato. Quindi prendo di nuovo il mio... Allora, facciamo che, per evitare di sbagliare, perché a volte poi... Ah, ce l'ho qua un pezzettino, attacco solo proprio così in modo che rimanga un po' fermo. Ok, quindi vado a chiudere anche da questa parte, così. Ok, e chiudo. E adesso possiamo anche far uscire un po' di più le nostre paillette in questo modo qua. Quindi cosa ho fatto ancora? Sono andata a fare il foro semplicemente per inserire il mio fiocchettino. Quindi, allora, dov'è? Per cui prendiamo la nostra Crocodile, così, ok, qui ho il foro più grande, vediamo un po', prendiamo questa, mi piace di più come colore. Questo attrezzo arriva nella sua scatolina con... Ci sono quattro colori diversi di gancettini, però con due dimensioni diverse, ce ne sono due più grandi e due più piccole. Ora io vado a fare quella più grande, quindi taglio con foro con il supporto più grande, così. Non ho tagliato bene, ma non importa, ok. E ora vado a mettere da questo lato qui, ok, la mia. Dopodiché vado a chiudere
E guardate un po' che bellina. Ora la chiudo come ho fatto proprio per quella, perché vi faccio vedere come l'ho chiusa. Allora chiudiamo questa, mettiamola a posto così. Dunque, prendiamo del nastrino che spero di avere da qualche parte qui, vediamo se ce n'è un po'. Ah, però non sarebbe neanche male o questo giallo o questo beige, vediamo un po'. No, troppo colore su colore, giallo o rosa? Sì, mettiamo rosa, così richiama un po' quello che c'è all'interno, va bene? Quindi taglio un pezzo, lo faccio passare dentro. Semplice però, senza fare il cappiettino che me lo blocca. Vediamo un po' se riusciamo. Ok, così. Centriamo, facciamo della stessa lunghezza e poi, ok, con un altro nastro piccolino, direi a questo punto anche bianco, che non mi dispiace, prendo questo, che okay. Questo recupero grazie anche a mia suocera che mi ha riempita di nastri, perché lei recuperava nastri di tutti i tipi, bomboniere, non bomboniere, eccetera, eccetera, e quindi mi ha fatto un enorme favore perché me ne ha dati veramente tantissimi. Infatti, quando me li ha dati, ho detto: ma non li userò mai, mai tutti questi nastri. Invece, diciamo che se vado avanti così, tra un po' dovrò andarmi a comprare gli altri perché li ho quasi finiti. Infatti, ho detto: mi ha dato un margine di un bel po' di tempo in cui non mi sono dovuta procurare nastri, perché ne avevo di tutti i colori, di tutte le dimensioni, di tutte le forme, cioè di tutto, veramente una cosa incredibile. Ok, abbiamo fatto il nostro fiocchetto, lo accorcio un pochino perché lo voglio piccolino, così. Ok, e andiamo a tagliare i due lati. Questo lo ritaglio perché è tagliato male. Ok. E anche questi però, perché non sono belli. Poi lo brucerò. Ok, guardate un po', che ne pensate? Adesso qua con la luce che riflette il trasparente. Guardate che bellina. Ora questa è lavorata, questa invece era semplice, quindi come preferite. Io ho unito, diciamo, le due tecniche, così vi ho fatto vedere come realizzare questo libricino e nello stesso tempo come realizzare la tag. Poi sta a voi chiaramente decidere se timbrare, non timbrare, come la volete chiudere, come la volete fare. Io spero solo di avervi dato un'idea, come al solito un'idea in più. Detto ciò, abbiamo finito anche questo piccolissimo video di oggi. E niente, vi saluto, vi do un abbraccio, vi ringrazio sempre per essere abbonati al mio canale perché siete veramente carini, mi state dando un enorme supporto e quindi vi do un abbraccio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!